Like a rainy Sunday morning makes me wanna stay in bed, twisted up all day long. You're my inspiration, girl, you take me places, put the words right into these songs. Siamo nella sala consigliare del comune di Acqualagna, qui in occasione della prima giornata inaugurale della 53esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. La Confartigianato, un partner di questa manifestazione, vuole focalizzare l'attenzione in un convegno su alcune tematiche importanti per questo territorio: l'artigianato, la microimpresa, il turismo e le eccellenze territoriali. Un parlé aperto a tutti, per cercare di attirare l'attenzione verso una realtà importante, perché il turismo sempre più esperienziale, sempre più coinvolgente il territorio, ha bisogno delle aziende, ha bisogno delle piccole imprese, dell'artigianato artistico e anche della produzione di prodotti locali a marchio DOC, DOP o a forte connotazione territoriale. Tutto questo è turismo, tutto questo è rappresentato ampiamente dalla Confartigianato. Noi abbiamo delle ricchezze che sono veramente particolari e pensiamo che queste ricchezze devono essere valorizzate. Allora, un turismo che cerca sempre di più un contatto con il territorio, toccare con mano le realtà anche produttive, artigianali del luogo dove si va a passare un certo periodo. Questo mette in contatto domanda e offerta, dove voi svolgete un ruolo importante. Sì, diciamo che la nostra presenza, possiamo dire, capillare sul territorio, dove appunto gli incontri quotidiani ormai che facciamo con le imprese, con i piccoli imprenditori, ci dà proprio quello che è il polso della situazione economica della nostra regione e ci rendiamo conto sempre più che il turismo è una risorsa fondamentale sicuramente per tutto il paese, ma in particolare per la nostra regione. Noi abbiamo contato che sono quasi 9.200 le imprese che operano nel turismo o che comunque hanno delle ricadute dal mondo del turismo per quanto riguarda la nostra regione. Parliamo di un quinto delle imprese, cioè un'impresa ogni 5 praticamente della nostra regione opera con il turismo. Quindi a queste imprese noi vogliamo cercare di dare risposte. Molto spesso sono imprese non strutturate, sono a carattere familiare o anche imprese singole, comunque con pochi dipendenti. Però proprio questa particolarità le rende uniche e sono di altissimo livello. E proprio per questo noi dobbiamo cercare di fare un progetto che coordini queste energie e fare in modo di portare quello che è il turismo anche della costa, comunque cercare di portarlo anche all'interno della nostra regione, perché ci sono dei luoghi che sono unici, luoghi particolari, bellissimi, le nostre cittadine sono veramente eccezionali e noi dobbiamo fare in modo di portare il turista in queste città. Quindi dobbiamo mettere in comunicazione i luoghi, il territorio, cioè le persone e soprattutto poi le attività che ci sono, sia l'enogastronomia che è molto importante, ma anche l'artigianato artistico e tutte quelle attività che possono avere appunto una ricaduta positiva per il turismo e possono comunque creare quell'interesse per visitare certi luoghi e dare in modo al turista così di portare a casa qualche esperienza in più. Va sul territorio con iniziative come queste e illustra una fotografia e offre delle opportunità, perché oggi, come un buon piano marketing ci insegna, bisogna sapersi promuovere utilizzando più canali comunicativi. Segretario, allora un impegno importante, quello in due province che sono, possiamo dire, dal punto di vista economico uno dei traini della Regione Marche, quindi il vostro impegno è un impegno di forma ma anche di sostanza. Sì, è un impegno di sostanza. Noi abbiamo una realtà importante da tutelare che è quello della micro e piccola impresa. Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, con le sue 18 realtà territoriali, 18 uffici nella provincia di Ancona e 13 nella provincia di Pesaro, ha proprio l'obiettivo quello di tutelare la micro e piccola impresa e valorizzare, perché noi abbiamo un patrimonio da tutelare. Questo il valore aggiunto del nostro territorio, che è formato da tanti micro e piccoli imprenditori che contribuiscono a rendere unica questa regione. E qui da Acqualagna partiamo oggi con un percorso nelle due province che hanno proprio questa finalità: tutelare la micro e piccola impresa e far conoscere ai consumatori e ai turisti veramente il valore aggiunto di questa regione. Il progetto di Confartigianato, come diceva il segretario, è la Via Maestra, e all'interno del progetto della Via Maestra l'abbiamo
costruito degli itinerari che li abbiamo concepiti come un po' partendo anche dal logo stesso della Via Maestra, che è questo, la via appunto, questo sentiero, questo itinerario, e quindi ho pensato come un tappeto rosso che si snoda alla scoperta dei territori, un po' come illustra questa immagine, alla scoperta anche dei borghi bellissimi dell'entroterra, come diceva poi lo stesso Presidente. Di eventi realizzati da Confartigianato ce ne sono veramente tanti, e gli eventi dal punto di vista turistico sono importanti perché contribuiscono alla caratterizzazione dell'offerta turistica locale. Noi sappiamo che i turisti vengono in una località anche perché ci sono delle manifestazioni. Se pensiamo per esempio a come la costa, che ha avuto la necessità di riorganizzarsi anche dal punto di vista dell'accoglienza, ha avuto rilancio per esempio a Senigallia quando hanno inventato gli eventi del Summer Jamboree, oppure no, del Cater Raduno. Quindi gli eventi e quindi l'azione che fa Confartigianato sono sicuramente di rilievo. È un nuovo modo di fare, di visualizzare e di rappresentare le attività e il territorio, un modo di fare fotografia non tradizionale ma cosiddetta immersiva, cioè immersiva perché? Perché le panoramiche che andiamo a costruire per realizzare un tour virtuale ci presentano la realtà esattamente per com'è, e quindi noi entriamo all'interno delle aziende e offriamo a tutti gli utenti del web un'accoglienza che per l'appunto nasce già da internet, che non è un'accoglienza diciamo rielaborata come potrebbe essere lo scatto tradizionale. Nella fotografia tradizionale noi abbiamo degli scatti che ci consentono a noi tecnici della fotografia di, volendo, aggiustare un po' le cose. La stessa cosa accade con le aziende, tipo un ristorante, un hotel o qualsiasi che vogliamo noi cercare. Avremo tutte quante le informazioni di base e l'opportunità, andando a cliccare su guarda gli esterni o visualizza foto, di trovare il visualizza 360 e iniziare ad esplorare quello che stiamo cercando. In questo caso stiamo vedendo un teatro che addirittura è purtroppo chiuso attualmente alla vista dei turisti, e devo dire che, adesso parliamo proprio di cifre, abbiamo raggiunto dal 16 di luglio che abbiamo pubblicato questo tour, quante visualizzazioni? Superato le 100.000 visualizzazioni. Abbiamo superato le 100.000 visualizzazioni perché chiaramente questo è un sito che ha una grande aspettativa da parte del turista e da parte degli utenti, proprio per il fatto che non è visibile facilmente, non è possibile andare. Noi l'abbiamo ricreato con l'aiuto e l'appoggio e il sostegno dei beni culturali. Abbiamo ricreato tutto il percorso che un turista potrebbe fare andando ad esplorare. Questa è una carta vincente dal punto di vista appunto turistico, perché va a richiamare tutti coloro che non ne hanno notizie, che hanno finalmente l'opportunità di vedere che cosa troveranno ad Ancona se vengono per esplorare dal punto di vista culturale. Che cosa Confartigianato sta facendo sul territorio? Ci sono degli aspetti che vanno menzionati perché, come dire, in qualche maniera hanno un impatto e hanno un collegamento diretto con quello che è l'offerta turistica territoriale, e che possono in qualche maniera poi anche, come dire, limitare quelli che sono degli strumenti innovativi come quelli che sono stati presentati questa sera. Primo tra tutti sono le infrastrutture legate alle telecomunicazioni, ci sono il cosiddetto digital divide, ci sono intere aree dell'entroterra che sono ancora scoperte dalla linea ultraveloce, dalla banda larga, dalla linea ultraveloce internet, e questo alle aziende, per questo fenomeno per le aziende è una penalizzazione, perché non riescono a presentarsi in maniera, come dire, appetibile sul web. Poi c'è tutto il discorso collegato alle infrastrutture viarie, stradali, quindi anche questo è un altro argomento che vogliamo approfondire con l'aiuto delle amministrazioni locali. Che altro? C'è il discorso legato alla formazione, quindi abbiamo già intrapreso da tempo un percorso di collaborazione con gli istituti tecnici professionali, e in particolare noi ravvisiamo un'importanza strategica nel interloquire anche con gli istituti alberghieri locali come l'Istituto Alberghiero di Piobbico, proprio per consentire alle aziende del turismo di reperire in maniera più semplice magari nuovi allievi, neodiplomati che abbiano delle specializzazioni o comunque delle nuove competenze che possono essere adeguate alle esigenze rinnovate del comparto turistico. Sindaco, un convegno nella giornata di apertura della fiera per ribadire il legame forte tra le attività economiche del territorio e un progetto di sviluppo dell'area dove queste lavorano e operano.
Sì, anche perché la manifestazione stessa del tartufo non è solo un evento folcloristico, ma vuole valorizzare il tartufo e di conseguenza l'economia che gira attorno al tartufo. Insomma, le aziende di trasformazione in primis, molte sono associate di Confartigianato, ma è tutto l'indotto, perché poi c'è un indotto importante e quindi questa è l'azione strategica che stiamo portando avanti. Io ci tengo a ringraziare Confartigianato per il sostegno che dà a questa manifestazione e per le varie attività che abbiamo anche stabilito insieme. E quindi vogliamo continuare a investire sul tartufo, che ripeto non è solo un prodotto tipico, non è solo ristorazione, ma l'industria della trasformazione, l'artigianato locale, e poi è una vetrina che dà visibilità a tutte le altre eccellenze che sono appunto quelle anche artistiche dell'artigianato classico che sono presenti in Acqualagna. Ecco, le aziende di trasformazione e le aziende che lavorano il tartufo sono aziende che danno occupazione, quindi c'è tutto un indotto economico che gira attorno a questo principe della terra che va valorizzato. Esatto, insomma, qualcuno può considerare anche diciamo sovradimensionata l'impegno che dedichiamo al tartufo. In realtà lo facciamo con quest'ottica, e con quest'ottica i cittadini insomma riconoscono che il lavoro va fatto in questa direzione, per cui proprio per questo è diventata la prima economia in Acqualagna. Insomma, tra appunto aziende e indotto, ad oggi con la crisi del manifatturiero ormai qualche anno ha fatto sì che insomma l'industria del tartufo sia la prima economia ad Acqualagna. Il progetto La Via Maestra è uno spazio propositivo importante per noi, e raccoglie le nostre eccellenze, le eccellenze del territorio, per dimostrare quanto ancora i nostri artigiani possono dare, possono valere, possono comunque creare all'interno di questo contesto. E perché crediamo tantissimo in questo progetto, perché rappresenta un po' l'emblema del gusto, della creatività, e quindi lo interpretiamo anche come un volano per il settore del turismo. La microeconomia o l'economia, diciamo, della piccola e media impresa è uno dei motori trainanti a livello nazionale. In questa realtà è particolarmente florido questo tessuto economico. Sì, effettivamente il tessuto economico che ci rappresenta è un tessuto economico importante. Continuiamo a lavorare in questo ambito, in questo settore, e iniziamo ad abbandonare il concetto campanilistico che ci vedeva noi piccole aziende soli, isolate, e cerchiamo di creare sinergia con associativismo all'interno di queste strutture come Confartigianato, che tra l'altro ci aiuta, per poter cercare di dare uno sviluppo ulteriore a quello che è già il difficile momento economico. Piccolo imprenditore, l'imprenditore che ha sotto di sé un rapporto quasi familiare con i propri dipendenti, che cosa vorrebbe in un futuro, parlando di sviluppo e di aiuto all'economia aziendale? Beh, la nostra azienda coincide spesso con la nostra famiglia, rappresenta i nostri amici, rappresenta le persone a cui teniamo di più. Quindi è normale che il carico di responsabilità che abbiamo nei confronti delle persone che comunque lavorano con noi e che comunque stimiamo è alto. Cosa vorremmo? Vorremmo che effettivamente questo paese si risollevasse, questo paese iniziasse a venire fuori da una situazione di stallo che dura forse da un po' troppo tempo. E l'evento della Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna rappresenta in sé un volano importante per l'enogastronomia, per il turismo, è effettivamente un'immagine che a noi serve tantissimo.